Con oggi andiamo ad inaugurare una serie di hotel lap che ci vedranno impegnati da qui al termine della stagione iridata di Formula 1 fino all'ultimo Gran Premio di Yas Marina. Iniziamo con un vero e proprio pezzo da 90. Si tratta del tracciato belga di Spa-Francorchamps, una pista leggendaria, unanimemente riconosciuta come l'università della Formula 1. È un tracciato spettacolare, sorge nella foresta delle Ardenne. Le prime edizioni sono state effettuate intorno agli anni 20, alla metà degli anni 20, quando la pista era lunga quasi 15 km e collegava le cittadine di Francorchamps, Stavelot e Malmedy. Nel corso degli anni, chiaramente per ovvie ragioni di sicurezza, il tracciato è stato notevolmente ridotto fino ai 7 km e 4 metri dell'attuale configurazione che si adotta dopo i lavori del 2006. È una pista spettacolare, qui ci sono forse le curve più famose dell'intera storia della Formula 1 e dell'intera storia dell'automobile, vale a dire Eau Rouge e Raidillon. È una curva che si affronta come se fosse una sorta di rettilineo, è una destra-sinistra velocissimo che si affronta in pieno con l'acceleratore completamente spalancato e si raggiungono forze G laterali e verticali veramente aeronautiche. È un tracciato completo, sono presenti lunghi rettilinei, chicane, curvoni veloci e attualmente il pilota che ha vinto di più ed è ancora in attività è Kimi Raikkonen con 4 successi. L'ultimo successo del finlandese datato 2009 coincide anche con l'ultimo della Ferrari. In assoluto, tuttavia, il pilota che ha vinto maggiormente è Michael Schumacher con ben 6 successi, seguito a ruota con 5 successi da Ayrton Senna. È un tracciato che richiede circa 2,20 kg di carburante per ogni giro, l'acceleratore è spalancato per il 70% della percorrenza e il giro record è di 1,47,2 stabilito nel 2009 dalla RB5 di Sebastian Vettel. Nel 2015 il podio è così composto con Lewis Hamilton vincitore, seguito a ruota da Nico Rosberg, mentre terzo è arrivato Romain Grosjean su Lotus motorizzata Mercedes. Ma adesso basta con le chiacchiere e andiamo a vedere com'è la pista di Spa-Francorchamps. Seguiteci! È iniziato il nostro hot lap sul tracciato belga di Spa-Francorchamps, forse il più bello inserito nel calendario mondiale di Formula 1. Prendiamo la seconda del bus stop, molto larghi per avere una maggiore velocità in uscita. Abbiamo già aperto il DRS quando superiamo la linea del traguardo. Qui mettiamo tutte le marce fino alla sesta, ci stiamo avvicinando alla SURS, un tornante verso destra. Bisogna sfavorire l'ingresso curva per avere una miglior trazione, una maggiore velocità in uscita. Ci lanciamo verso un rettilineo che ci consentirà di tenere aperto il gas per quasi 40 secondi. Siamo prossimi ad affrontare l'Eau Rouge Raidillon, le curve più famose della storia del mondiale di Formula 1. Mettiamo l'ottava marcia, siamo già ben oltre i 330 km orari, fanno veramente paura queste curve. DRS aperto, siamo sul rettilineo del Kemmel, qui si raggiungono le velocità massime, quasi 360 all'ora, freniamo tardissimo a 75 metri dalla curva. Mettiamo la quarta, siamo alle Combes, qui nel 2014 Hamilton e Rosberg andarono a impattare l'uno contro l'altro. Qui occhio all'uscita perché la ghiaia può rallentare molto. Siamo al curvone verso destra, una curva cieca, si chiama Rivage. Bisogna mettere le marce terza e quarta, sono quelle più consigliate per questa curva. Curva 9 a sinistra, bisogna stare molto attenti al muretto esterno che è davvero vicino. Qui nel 1998 David Coulthard e Michael Schumacher andarono a impattare. Siamo sul curvone verso sinistra, si chiama Puan. Siamo in sesta marcia qui. Bisogna stare molto attenti perché si raggiungono velocità G laterali davvero importanti. Freniamo forte dalla settima alla quarta marcia, siamo alle curve di Fagne e di Campus. Qua sempre occhio all'uscita perché si può perdere davvero tanto. Curva di Stavelot, quarta marcia, abbastanza lenti, occhio al punto di corda. Siamo alla curva di Lefebvre e da qui si tiene tutto il gas aperto fino alla fine del giro praticamente. È la parte più guidata, forse la più bella, di sicuro una delle più veloci dell'intero circuito. Mettiamo tutte le marce fino all'ottava. Curvone verso sinistra, lungo, Blanchimont si affronta a 330 e passa chilometri orari. Occhio alla curva del bus stop, freniamo quasi a 50 metri dalla curva, è un destra-sinistra che è stato rimodellato nel 2006. Teniamo stretti il punto di corda, riapriamo il DRS e concludiamo il nostro giro con il tempo di 1,49 e 573.